Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Super Quark e grazie per seguire così numerosi il nostro programma. Gli indici di ascolto sono diventati così alti che noi stessi ci stupiamo, non crediamo ai nostri occhi quando al sabato mattina li vediamo apparire sul computer. Grazie anche perché questa è la migliore assicurazione sulla vita per il nostro programma. Bene, veniamo agli argomenti di questa sera. Cominciamo con alcune straordinarie immagini. Sono immagini che sta raccogliendo nello spazio il telescopio Hubble. Forse avrete letto nei giorni scorsi che moltissime nuove galassie sono state avvistate da questo telescopio, che agisce fuori dall'atmosfera, quindi senza il velo, senza il pulviscolo che abbiamo qui sulla Terra. Ebbene, vi proponiamo ora appunto alcune di queste immagini che stanno scrivendo un nuovo capitolo dell'astronomia, rappresentano una specie di nuova Atlante del cielo. Le fotografie ci sono state fornite dal professor Piero Benvenuti, capocentro europeo del telescopio spaziale a Monaco. Vediamo. Da quando, nel dicembre del 1993, il telescopio spaziale Hubble è stato riparato dagli astronauti durante una memorabile missione e le sue ottiche hanno cominciato a funzionare correttamente, questo telescopio ci ha abituato a immagini del cosmo di una bellezza e di una qualità straordinaria. La sua definizione e la sua nitidezza ha stupito tutti. Noi qui vediamo alcune fotografie del nostro sistema solare riprese da Hubble. La loro qualità è in tutto simile a quella ottenuta dalle sonde spaziali che si sono avvicinate direttamente a questi pianeti, scattando immagini da breve distanza. Il telescopio spaziale negli ultimi mesi ci ha anche mostrato per la prima volta la nascita di stelle che emergono da nubi di polvere, immagini davvero straordinarie che hanno permesso di confermare alcune teorie sull'evoluzione stellare. Altre fotografie hanno permesso di osservare stelle già vecchie che emettono gas e polveri, assumendo forme bizzarre e fantastiche. Ma una delle ultime foto inviate a Terra ha messo veramente a rumore il mondo scientifico. Il telescopio spaziale è stato infatti puntato in una zona del cielo dove i telescopi terrestri ci mostravano a malapena due o tre insignificanti stelline. Rimanendo puntato su quella zona per 10 giorni consecutivi, ci ha rivelato una moltitudine di galassie lontanissime, di tutte le forme e colori. Si è così aperto uno spiraglio verso le regioni più remote del cosmo. Galassie a spirali ellittiche o di forme irregolari, alcune distanti forse 10 miliardi di anni luce. Queste immagini dimostrano che l'universo è ancora più popolato di quanto si ritenesse. Pensate che ognuna di queste galassie è formata da decine o da centinaia di miliardi di stelle. Il telescopio spaziale, dicono gli scienziati, sembra indicare che nell'universo vi siano almeno 50 miliardi di galassie e questo rende molto più alta la probabilità che esistano altre forme di vita nel cosmo e forse anche forme di vita intelligente. Chi lo sa? In questo numero, i nostri inviati nelle paludi della Danimarca per scoprire il segreto della straordinaria conservazione naturale dei corpi che hanno più di 2000 anni. Il primo fatale incontro fra ingegneria genetica e spionaggio. Uno studio ci spiega perché regaliamo così volentieri il nostro tempo ai datori di lavoro. C'è davvero qualcosa di speciale nel miele e nella pappa reale? Un uomo paralizzato dal petto in giù e un altro, nato addirittura senza le vie spermatiche, sono diventati padri grazie a nuove tecniche. Quello che vedrete tra poco vi stupirà. È il ritrovamento in Danimarca di corpi di uomini vissuti 2 o 3 mila anni fa, perfettamente conservati. Conservare integro il proprio corpo, anche dopo la morte, è un antico desiderio dell'uomo, ci hanno provato, lo sappiamo, i faraoni. In parte ci sono riusciti, le loro mummie sono arrivate sino a noi, anche se un po' malandate. Molto meglio hanno fatto gli imbalsamatori moderni, per esempio quelli che hanno mummificato il corpo di Lenin, che è ancora esposto a Mosca, anche se periodicamente deve poi essere sottoposto a manutenzione, probabilmente non resisterebbe 2000 anni se venisse abbandonato a se stesso. Anche la natura si è rivelata una buona imbalsamatrice. I deserti, per esempio, hanno a volte disidratato e conservato dei corpi. I ghiacciai
lo sappiamo, con le loro basse temperature, hanno portato fino a noi dei personaggi mummificati, come il famoso uomo di Similao. Quello però che vedrete tra poco, dicevo, vi stupirà. È davvero un piccolo capolavoro di conservazione naturale che ha dell'incredibile, ma più delle parole valgono le immagini. Guardiamo quello che hanno filmato i nostri inviati in Danimarca. Siamo in Danimarca e quello che vedete attorno a me è uno dei più sofisticati laboratori della natura per la conservazione dei corpi. In pratica, se uno di noi venisse sepolto qui, fra 2000 anni verrebbe ritrovato praticamente integro. Non soltanto perché qui c'è la neve e fa molto freddo. In realtà qui la neve e il ghiaccio ci sono solo per pochi mesi all'anno. Le vere autrici di questa straordinaria conservazione sono delle minuscole piantine. Che si trovano proprio qui. Eccole qua. Sono degli sfagni e sono molto simili a dei muschi. E proprio qui creano uno spesso strato, molto denso e anche spugnoso, acquitrinoso, che sono appunto le torbiere. Queste piantine rilasciano degli acidi che si mescolano all'acqua e ad altri acidi delle piante in decomposizione. Tra l'altro in questi terreni manca l'ossigeno. Il risultato è un cocktail chimico che blocca lo sviluppo dei batteri e quindi un corpo non si decompone e rimane integro. Per molto tempo i contadini hanno scavato in queste torbiere utilizzando i blocchi di torba come combustibile e gradualmente sotto i colpi delle loro vanghe sono emersi degli oggetti, dei vestiti e dei corpi di un passato lontanissimo. Tutti in perfette condizioni, considerando il tempo trascorso. E proprio qui, dove mi trovo io adesso, è stato trovato un reperto davvero eccezionale, che andremo ora a vedere. Si trova qui, al museo di Silkeborg, e costituisce sicuramente l'esempio più impressionante di come si possa conservare un corpo all'interno delle torbiere. Ecco, bisogna dire che le autorità del museo sono state molto disponibili e ci hanno concesso, in via del tutto eccezionale, di filmare il corpo fuori dal suo contenitore in vetro. Eccolo. Quest'uomo ha più di 2200 anni. Sembra quasi che stia dormendo. Si vedono ancora molto bene i peli della sua barba, i capelli. Doveva avere circa 40 anni quando è morto. E il colore scuro della pelle è dovuto ai liquidi della torba con i quali è rimasto a contatto per quasi 20 secoli che lo hanno per così dire tinto e anche i suoi capelli sono diventati rossicci a tal punto che non si sa più esattamente quale fosse il loro colore originale. Ma il fatto più sorprendente è che si è anche potuto capire come è morto. Quest'uomo infatti è stato ucciso e si vede ancora molto bene una corda attorno al collo con un cappio, quindi è stato impiccato. C'è chi ha pensato a un regolamento di conti o all'esecuzione di un criminale o ancora a una rapina finita male. Oggi però si ritiene che quest'uomo sia la vittima di un sacrificio umano durante una cerimonia. I sacrifici umani diventarono comuni soprattutto intorno ai 2000 anni fa. Pensate che solamente nelle torbiere danesi sono stati ritrovati almeno 600 corpi. La donna di Elling è un'altra mummia eccezionale. Fu trovata appena una novantina di metri da quella che abbiamo appena visto e risale alla stessa epoca ed è morta allo stesso modo, cioè anche lei è stata impiccata. Era una ragazza di circa 30 anni con dei capelli lunghissimi, quasi un metro, e una conciatura molto complessa che è stata ricostruita qui, ma si vede ugualmente molto bene sulla mummia. Era una lunga treccia che compiva più giri su se stessa formando una crocchia. Alcune mummie sono talmente ben conservate che sembra quasi di leggere sui loro visi la sofferenza per la morte violenta. Quest'uomo in particolare, chiamato uomo di Grauballe, che si trova qui nel museo preistorico di Moscow, ha avuto la gola tagliata da un orecchio all'altro, lo si vede ancora molto bene.
e sembra quasi avere ancora la bocca contorta dal dolore. Nelle vene delle sue mani e dei suoi piedi sembra quasi che scorra il sangue, tanto sono ben conservate. È stata persino compiuta un'autopsia, scoprendo addirittura il suo ultimo pasto, un pasto molto complesso, a base di almeno una cinquantina di diversi tipi di granaglie, quindi un pasto cerimoniale, non certo quotidiano. E si è anche capito il momento probabile della sua morte. È stato ucciso in inverno o all'inizio della primavera, perché in quel pasto non c'erano dei vegetali freschi. Le torbiere però non hanno solamente conservato i corpi dei sacrifici, ma anche moltissimi oggetti, moltissimi strumenti che ci mostrano aspetti della vita quotidiana di oltre 2000 anni fa. Per vedere come ci si vestiva all'epoca invece bisogna andare a Copenaghen, al Museo Nazionale, che custodisce alcuni vestiti trovati ancora integri assieme ai corpi. Questi, insomma, sono alcuni tra i più antichi vestiti finora mai trovati. Eccoli. Ci sono delle tuniche senza maniche, e queste di solito erano indossate dalle donne, che indossavano tra l'altro anche delle gonne lunghissime. Naturalmente ora si vedono delle gonne con dei colori rossicci, ma erano all'epoca probabilmente avevano dei colori molto sgargianti, che la torbiera naturalmente ha tinto. Si sa che esistevano anche delle camicie aderenti e dei pantaloni, e tutti erano realizzati con del lino, con dei fili di lana di pecora o con del cuoio morbidissimo. Sono stati trovati anche degli oggetti preziosi come dei bracciali o delle coppe. In particolare questo calderone fatto di lastre d'argento, chiamato calderone di Gundestrup, è un vero e proprio enigma storico. Proviene infatti dall'Europa orientale, dove oggi si trovano la Romania, la Bulgaria. Probabilmente si tratta di un bottino di guerra dei guerrieri cimbri che in seguito lo hanno inviato fin qui. E qui è stato buttato nelle paludi come sacrificio. Ma si trovano anche degli oggetti più grossi. Questo ad esempio è un carro cerimoniale. Pensate, ha quasi 2000 anni e si vedono ancora molto bene tutte le decorazioni. Di queste antiche genti oggi sappiamo molte altre cose. Sappiamo ad esempio che vivevano in case come questa, che è stata ricostruita e che si trova qui a Moskau, sulla penisola scandinava. Ecco, erano probabilmente delle case molto basse, con dei tetti fatti di canne pressate. Probabilmente anche all'epoca avremmo incontrato delle pietre scavate grosse come queste, erano delle macine, e che servivano per pestare e sminuzzare le granaglie e farne della farina per poi fare il pane. Nessuno sa se queste case avessero delle finestre, ma di sicuro avevano una grande porta come questa. Queste case funzionavano sia da abitazione che da stalla. Laggiù c'erano le pecore, i cavalli, i maiali e anche le mucche. Invece da questa parte viveva la famiglia, si dormiva lungo le pareti e al centro c'era un focolare come questo. Insomma, era in questo modo che si viveva durante l'età del ferro da queste parti. Era una società contadina molto arcaica, legata alle oscillazioni di un clima che tra l'altro era più freddo di quello attuale. Bastava un'annata un po' più rigida e il raccolto era disastroso. Forse è anche per questo che sono nate delle credenze religiose così forti, a tal punto da richiedere addirittura dei sacrifici umani alle divinità delle torbiere e delle paludi. In Danimarca, insomma, molte altre cose sono ancora sepolte e aspettano che qualcuno le riporti nuovamente alla luce. Immaginate se un laboratorio scoprisse il modo di far ricrescere i capelli. Sarebbe ovviamente una formula di un valore inestimabile. Sul mercato varrebbe più di una collezione di diamanti imperiali. Ebbene, nei laboratori di ricerca esistono oggi
molti di questi gioielli di conoscenza, per così dire, di vario tipo, e soprattutto di grande valore commerciale. Le biotecnologie in particolare, che stanno oggi rivoluzionando un po' tutti i settori produttivi, sono diventate un vero e proprio terreno di caccia per i grandi furti internazionali. Si è infatti aperto per lo spionaggio industriale un nuovo fronte d'attacco ricchissimo di promesse e di prospettive. Lorenzo Pinna ci spiega in questo suo servizio che cosa sta succedendo in questo campo e quali conseguenze potrà avere tutto ciò. Vediamo. Boston, alcuni mesi fa. Questo signore è un biologo esperto in ingegneria genetica. Lavora nei laboratori di una delle più avanzate imprese biotecnologiche americane. In questo incubatore vengono coltivate cellule di criceto con il DNA modificato. Possono così produrre eritropoietina umana, un ormone che stimola la generazione di globuli rossi nel sangue. L'eritropoietina è uno dei successi più clamorosi dell'industria biotecnologica e Bhaskar Reddy sta per vendere queste cellule a un agente del KGB. È ormai sera. Tutti gli altri scienziati sono già andati a casa quando il protagonista della nostra ricostruzione esce dai laboratori. Nessuno lo nota. L'appuntamento per vendere le preziose cellule modificate è in un lussuoso albergo nel centro di Boston. In cambio delle cellule, Bhaskar Reddy ha chiesto $300.000, quasi mezzo miliardo di lire. Ma le cose non andranno esattamente come aveva programmato. Sono ormai più di 10 anni che le tecniche per modificare il DNA, il codice genetico dove sono contenute tutte le informazioni che dirigono il funzionamento e la riproduzione delle cellule, vengono applicate industrialmente per produrre nuovi farmaci. E anche se gli entusiasmi e le speranze si sono un po' raffreddati, l'industria biotecnologica è, insieme a quella informatica, uno dei settori in crescita più rapida. Quali sono i farmaci più efficaci messi a punto in questo primo decennio di lavoro? Questa è la lista dei farmaci approvati e già commercializzati. Per le malattie cardiovascolari, eritropoietina, TPA. Per i tumori, CSF, interferoni, interleuchine. Ormoni, ormone della crescita, insulina umana. Vaccini, epatite B. Ma molti esperti credono che il vero boom dell'industria biotecnologica debba ancora arrivare. Qui siamo a Washington, nell'ufficio marchi e brevetti. In questi scaffali è contenuta la documentazione tecnica di oltre 5 milioni di brevetti rilasciati dal 1800 fino ad oggi. Questi documenti crescono ogni anno al ritmo di 130.000 nuovi brevetti. Uno dei metodi più rapidi per capire se un certo settore industriale o anche una nazione siano in rapido sviluppo tecnologico è appunto quello di controllare i brevetti che riesce ad ottenere. L'ufficio marchi e brevetti del governo americano è uno dei più grandi nel mondo e sicuramente quello con una tradizione più lunga. La gigantesca raccolta di documentazione tecnica è oggi microfilmata e consultabile attraverso computer. Ma la mole impressionante delle scoperte e delle invenzioni si apprezza più facilmente in questi sterminati archivi. Ognuno dei dossier contenuti nelle cartelline è una piccola o grande invenzione. Da qualche congegno innovativo per mettere automaticamente i tappi alle bottiglie, a organismi modificati dall'uomo per far loro produrre qualche prezioso composto. Quanti brevetti vengono rilasciati ogni anno al settore biotecnologico, in particolare a quello che fa uso dell'ingegneria genetica? L'anno scorso abbiamo concesso 3.500 brevetti nel settore biotecnologico. I brevetti di questo settore, come quello dei computer, crescono del 15% l'anno, contro una media generale del 4-5%. Naturalmente, rubare anche poche cellule modificate e brevettate per esportarle poi in qualche paese dove i brevetti internazionali non vengono riconosciuti può rivelarsi un grosso, anche se losco, affare. La parte più complessa per produrre un farmaco con l'ingegneria genetica è infatti quella di modificare il DNA di batteri o di altre cellule animali perché fabbrichino un ormone o un'altra sostanza umana. Trafugare poche cellule già modificate non è molto diverso dall'impossessarsi di una coppia di cavalli puro sangue. Da pochi capostipiti è possibile far crescere una numerosa progenie. Nel caso delle cellule modificate,
Ciò vuol dire mettere in piedi un'impresa farmaceutica. Il piano di Bashkan Reddy era proprio questo, ma non aveva fatto bene i conti. L'agente del KGB in realtà non era un agente del KGB, ma dell'FBI, di una squadra speciale che si occupa proprio di furti tecnologici. La trattativa fra lo scienziato e il finto agente viene ripresa da una telecamera nascosta che trasmette il suo segnale in una stanza vicina. Quando sul monitor il secondo agente vede che lo scienziato ha consegnato le cellule e ricevuto il pagamento, cioè ha materialmente commesso il reato, interviene. Anche se si tratta di una sting operation, come dicono gli americani, in altre parole di una trappola tesa dalle autorità ad una persona avida e incauta, questo caso ha un valore quasi storico, il primo fatale incontro fra biotecnologia e spionaggio. Questa piccola rubrica ieri e oggi è destinata a rinfrescarci un po' la memoria sul passato, in particolare capire come lo sviluppo tecnico-scientifico abbia modificato in tempi molto brevi la struttura della società, più di qualsiasi rivoluzione, e nei campi più diversi, per esempio nel cibo disponibile, nel livello di istruzione, nella durata della vita, nella mortalità infantile, eccetera. Bene, oggi parleremo rapidamente, con la scheda di Giovanni Carrada di Orivella Foresta, della durata del lavoro. In passato occorreva lavorare di più, molto di più, per produrre di meno, molto di meno. E vedremo i dati. Ma tutto questo ci servirà per porre poi un'altra domanda, cioè se certi lavori oggi, specialmente negli uffici, non potrebbero essere svolti in un tempo minore, guadagnando ore di tempo libero. Vediamo intanto quanto si lavorava in passato. 1769. Richard Arkwright, barbiere inglese semi-analfabeta ma con il genio della meccanica, brevettava il primo filatoio automatico. Per questo fu fatto baronetto e diventò ricchissimo. La sua invenzione, che permetteva di far muovere i telai dall'energia dei mulini ad acqua anziché dalle braccia degli operai, rivoluzionò la produzione dei tessuti e diede il via alla rivoluzione industriale. Prima di allora, come anche nelle prime fabbriche, gli orari di lavoro erano lunghissimi e quello che oggi chiamiamo tempo libero era del tutto sconosciuto. Intorno al 1850 l'orario di lavoro nell'industria era di circa 70 ore la settimana, cioè oltre 11 ore al giorno per 6 giorni lavorativi. Col passare degli anni, tecnologie sempre nuove estesero l'automazione in ogni settore produttivo. È grazie alla tecnologia, quindi, che nel corso di un secolo il valore reale dei salari è potuto aumentare da 4 a 5 volte, mentre l'orario di lavoro non ha fatto che diminuire. Nel 1950 era intorno alle 45 ore settimanali, oggi è sceso sotto le 40 ore. Qualcuno ha calcolato che il tempo libero nell'arco di una vita era nel 1800 di circa 25.000 ore. Nel 1945, grazie anche alla vita più lunga concessa da un'economia più ricca, che permise alla maggior parte dei lavoratori di vivere anche gli anni della pensione, era salito a 45.000 ore. Nel 1975 a 135.000. Nell'ormai vicino anno 2000, il tempo libero potrà raggiungere le 170.000 ore. È incredibile pensare quante ore erano necessarie in passato per produrre poi molto meno di oggi. Ma accennavamo prima al fatto che in realtà i tempi di lavoro oggi sono forse più lunghi di quanto potrebbero essere, specialmente negli uffici, e che potrebbero accorciarsi semplicemente con un po' più di organizzazione mentale. Questo è il parere di certi sociologi, lo sentiremo tra poco. Sentiamo però, per cominciare, alcune interviste volanti raccolte da Luca Romano. Se fosse meglio organizzato il suo lavoro, riuscirebbe a farlo in meno tempo? Sì, probabilmente sì. Penso di no. Potrei fare sicuramente di più, ma poco. Dipende da come si organizza il lavoro, ma non da me, cioè organizzazione da sopra, sicuramente potremmo spendere meno tempo, sicuro. Organizzazione latita. C'è chi lavora tanto e chi lavora per niente.
Si rimane in ufficio per far piacere al capo, magari un po' più a lungo? Personalmente no. No, non è possibile, perché quello è l'orario, quindi si chiude e basta. No, assolutamente. No, si sta in ufficio per sbrigare le pratiche. Io timbrato, per me finisce lì alle 5 del pomeriggio. Vado di corso, mi scusi. Devo andare a entrare in ufficio. C'è chi ha cercato di esaminare questo aspetto della durata del lavoro in modo un po' più articolato, come dicevamo prima, e ne viene fuori un'ipotesi suggestiva. Sentite un po' se vi pare condivisibile. Il servizio è di Marco Visalberghi. Capita anche a voi di tornare a casa esausti dopo giornate di lavoro sempre più lunghe e faticose? Siete anche voi convinti che i ritmi produttivi della società moderna siano troppo convulsi? Che la mole di lavoro sia tale da rovinarci l'esistenza? Se lo pensate, preparatevi ad indignarvi, perché il professor De Masi ha una sua teoria che sicuramente vi scandalizzerà, ma forse potrà anche farci vedere il nostro modo di lavorare in una luce tutta nuova. Milioni di persone, tutte le mattine, si svegliano, sistemano i figli presso le suocere o presso le monache, prendono la propria macchina o un mezzo pubblico, perdono praticamente un'ora, due, in mezzo a un traffico terribile, si incavolano per tutto questo, arrivano già stanchi in ufficio e in ufficio, dopo aver timbrato il cartellino, si devono mettere alla ricerca di qualcosa da fare, perché in realtà il da fare è poco. Secondo Domenico De Masi, a ridurci allo stremo non è il carico di lavoro, ma al contrario la mancanza di cose di cui occuparsi. Potremmo fare molto di più e meglio, ma l'organizzazione del lavoro non ce lo permette. È questo che crea il malessere che ci affligge. L'automazione e le nuove tecnologie hanno drasticamente ridotto il fabbisogno di lavoro umano. De Masi ha calcolato che per sbrigare il nostro lavoro quotidiano basterebbero 4-5 ore. Ma il terrore di sentirsi sottooccupati e inutili ci spinge a dilatare quelle incombenze su 8, 10 e talvolta addirittura 12 ore. E si badi bene, viene a sottolineare lo studioso, questo è un atteggiamento molto diffuso anche e soprattutto tra quelle categorie che come i dirigenti non percepiscono straordinari. Ma come avviene questa artificiosa moltiplicazione delle ore lavorative? Ogni piccolo compito che potrebbe essere risolto in pochi minuti viene sezionato, sminuzzato, ricomposto, riempito di significati e di implicazioni, in modo da dar vita a telefonate, lettere, incontri e riunioni. Nel processo decisionale vengono investite sempre nuove persone e nuove competenze, mentre la questione viene riportata a livelli sempre più alti. Il professor De Masi procede impietoso, sostenendo che quando un dirigente non sa più cosa inventarsi per impiegare il tempo, anziché andarsene a casa, indice una riunione, con l'intento di crearsi un valido motivo per trattenersi la sera oltre l'orario e sentirsi finalmente appagato dalla propria dedizione al lavoro. Sono molti i dirigenti che restano in ufficio 2-3 ore in più dell'orario in ossequio al proprio superiore, in attesa di una telefonata che permetta loro di mettersi in mostra e di guadagnarsi preziosi punti di fedeltà, sempre utili al momento del passaggio di carriera e dell'aumento di stipendio. Bisogna poi tenere presente, insiste De Masi, che ogni manager che si comporta così educa i nuovi assunti a comportarsi nello stesso modo, instaurando una cultura del lavoro fatta di giornate estenuanti cui non corrisponde una qualità adeguata. All'inizio, quando io cominciai a individuare questo fenomeno dell'overtiming, perché bene o male siamo stati con la mia cattedra e col mio gruppo di lavoro i primi a parlare nel mondo, le reazioni erano terribili, non si voleva riconoscere tutto questo. Quando si fa un seminario con 20-30 manager e si comincia a parlare di overtiming, la prima reazione è quella di dire: ma no, io lavoro come un matto tutto il giorno per molte ore e lei sottovaluta il mio ruolo. Poi man mano il manager riconosce il dramma in cui è caduto, essendo diventato lui stesso prigioniero di tutto questo. Ma parliamoci chiaro, se le aziende avessero il coraggio di dire ai propri lavoratori intellettuali, chiamiamoli così, quando avete finito potete andare via, noi assisteremo a questo fenomeno, che dalle aziende uscirebbero persone subito verso le 9:30, poi verso le 10:00.
la gran massa andrebbe via all'ora di pranzo. Pochi tornerebbero dopo pranzo e qualche volta alcuni resterebbero fino a tarda notte, perché ci sono dei lavori importanti da terminare in casi però del tutto eccezionali. Non si tratta tanto di riaggiustare le proprie agende e i propri tempi in modo da fare a parità di tempo più cose. Si tratta di fare le stesse cose in meno tempo aziendale e di liberare la propria giornata e la propria vita aprendola ad attività più creative e culturalmente più valide. Marco Visalberghi, tu condividi questa teoria? Devo dire che quando riguarda il lavoro degli altri la condivido appieno. Quando riguarda il mio proprio lavoro ho avuto notevoli difficoltà a cercare di capire a cosa De Masi si riferisse. Poi poco per volta mi sono reso conto che effettivamente anche nella mia giornata ci sono molti di questi momenti in cui si dilungano le cose più per sentirsi importanti, impegnati, avere un'impressione di essere molto motivati nelle cose che uno fa. E quindi forse mi serve. Comunque è una provocazione utile, diciamo. Ma io penso di sì, penso che sia una provocazione che possa aiutare a migliorare la propria vita. E se è così, assolutamente benvenuta. Beh, pensateci anche voi. Grazie. Per la scienza in cucina parliamo di miele. Professor Cannella. Ce n'è per tutti i gusti oggi. Qui con noi è il dottor Raffaele Cirone, che è il presidente della Federazione Apicoltori Italiani. Ha detto bene. Allora, lei ci ha portato un'arnia qui. Noi la vediamo ogni tanto passando in macchina nei campi, però cerchiamo di capire cosa avviene all'interno. Questa è una vera e propria cittadella perfettamente organizzata. Un tetto, un coprifavo che evita dispersione di calore. All'interno di questa cittadella, in armonia, 60.000 operaie. 60.000? Esatto, una per regina, qualche fuco per gli accoppiamenti pur necessari. Ecco, ci faccia vedere i telai sui quali avviene la costruzione. Questo è un foglio cereo, su questi fogli di pura cera le api operaie costruiscono i loro favi, all'interno dei quali immagazzinano miele, provviste e quanto altro. Quindi voi gli date l'alloggio, loro vi forniscono. Esattamente. Qui lei ha portato anche uno di questi telai trasparente, ora io farò un'operazione suicida, prenderò un po' di miele sul mio dito, metterò la mano all'interno. State tranquilli, resterà incolume. Ecco, ora mi avvicino alle api per dar loro da mangiare e vediamo che effettivamente vengono a mangiare direttamente sul dito. Quindi sono animali innocui, contrariamente a quanto si pensa a volte. L'ape italiana è l'ape più tranquilla del mondo. Ecco, ora per raccogliere il miele, voi naturalmente non lo raccogliete in questo modo con le dita, ma avete un sistema molto semplice, sì, ma efficace. Tranquillizziamo le api con un colpo di fumo, estraiamo il favo, un colpo di spazzola per allontanare le api, un taglio della cera che copre il miele che è ancora liquido, siamo già in centrifuga, pronti per trasformare la materia prima proveniente dai fiori in un sano vasetto di miele. Quindi direttamente dall'arnia nei vasetti praticamente. Il professor Cannella, un prodotto più naturale di così... C'è soltanto l'intervento dell'ape di trasporto e di rielaborazione. Dunque, il miele ha alto potere dolcificante. Potere dolcificante che è circa due volte quello dello zucchero che noi usiamo normalmente, per cui a parità di ingestione di potere dolcificante noi ingeriamo un quantitativo di calorie che è minore. Quindi ottimo per le diete. Sarebbe ottimo. Costa un po' di più. Qui vediamo colori diversi che riguardano fiori diversi. Fiori diversi. Poi alcuni un po' più di glucosio. È liquido o cristallino a secondo che ci sia più o meno acqua, oppure tendono a cristallizzare di più i mieli nei quali c'è più glucosio che fruttosio. Senta, latte, miele, altri... A potere benefico lo sanno tutti perché ha un potere decongestionante e emolliente sulle mucose e soprattutto per agenti ossidanti che vengono liberati da enzimi che il miele acquisisce dall'ape. Quindi è buono e fa bene. Esatto. Dottor Cirone,
La pappa reale come viene prodotta? La pappa reale non viene raccolta all'esterno dell'alveare, le operaie hanno delle ghiandole vicino al cervello, producono questo alimento, questa secrezione ad esclusivo uso dell'ape regina. Ah, quindi una secrezione delle ghiandole? Esattamente. E allora voi ricorrete a un'astuzia, togliete l'ape regina. Togliamo l'ape regina, le operaie si sentono orfane, iniziano subito a secernere pappa reale in apposite cellette che noi predisponiamo su questi telaini, questo poi ci consente di estrarla per proporla al consumatore. Ha un prezzo che è più o meno quello del tartufo. Professor Cannella, ma è vero che la pappa reale può avere delle qualità afrodisiache? Ma credo che per quanto riguarda la sfera sessuale, in mancanza di dati scientifici, meglio che ciascuno resti delle proprie convinzioni. Vabbè, grazie. Nonostante l'aspetto, le carni bianche e le carni rosse sono quasi identiche. Il colore rosso è dovuto alla maggiore quantità di una proteina speciale, la mioglobina, grazie alla quale il muscolo immagazzina l'ossigeno ceduto dal sangue. Gli animali della carne bianca, come il pollo, sono animali che compiono sforzi lievi e hanno quindi bisogno di meno ossigeno. Gli animali della carne rossa, invece, sono quelli la cui vita richiede sforzi maggiori. Per lo stesso motivo, la carne rossa cambia colore durante la cottura. Non è infatti la carne che da rossa diventa più scura e poi grigiastra. A cambiare colore è solo la mioglobina, che si ossida e si decompone. Un paio di puntate fa ci siamo occupati in questa rubrica di donatori di seme, cioè di quei personaggi anonimi che regalano i loro spermatozoi a una coppia in difficoltà. La cosa ha suscitato parecchio interesse anche perché nel servizio si parlava del crescente numero di giovani che oggi sono sterili. Una ricerca condotta in Francia, per esempio, ha mostrato che negli ultimi 20 anni la sterilità maschile è aumentata in modo impressionante e che moltissimi giovani presentano oggi qualche piccolo o grande problema per quanto riguarda la vitalità dei loro spermatozoi. Ricorrere a un donatore anonimo è una delle soluzioni ormai abbastanza diffusa, ma esistono anche altre soluzioni. La ricerca biomedica, infatti, sta cercando di rendere fertili i maschi in difficoltà grazie a una serie di nuovi metodi. Quello che sta venendo fuori da queste ricerche, pensiamo possa essere di notevole interesse per un gran numero di giovani e di famiglie. Gian Gipoli è andato per noi a indagare su queste nuove ricerche. Vediamo. Non tutti gli uomini che vogliono bambini nascono fortunati come questo padre che porta a spasso i suoi 4 gemelli. Una coppia su 5 è infeconda e fino a poco tempo fa la responsabilità, vista spesso come una colpa, era data alla donna che veniva sottoposta ripetutamente ad ogni possibile analisi e trattamento, a volte pesantissimi. Oggi si sa che l'uomo è responsabile in quasi il 50% dei casi, una percentuale che rappresenta quasi un delitto di lesa maestà per moltissimi maschi. La fonte di tanti problemi per gli uomini infertili risiede nel loro complesso e abbastanza delicato apparato riproduttivo. Nei testicoli, composti da una grande quantità di tubicini collegati, vengono prodotti gli spermatozoi. Le parti interne dei tubicini sono ricoperte da cellule che producono abbozzi di spermatozoi, ancora senza coda, che maturano in veri e propri spermatozoi in circa 2 mesi e mezzo. Dal testicolo gli spermatozoi passano nell'epididimo e poi al condotto principale dove si accumulano. Ricevute sostanze liquide nutritive dalle vescicole seminali e dalla prostata, gli spermatozoi, ora immersi nel liquido seminale, sono pronti ad uscire al momento opportuno. I guai possono cominciare qui dalla qualità del liquido emesso. Un seme di cattiva qualità può avere cause ormonali, infettive, cromosomiche, immunologiche, vascolari, ambientali. Causa sicura di guai è l'aumento della temperatura nei testicoli, che può essere determinato da un accresciuto flusso di sangue, quindi di calore. E qui vediamo un'analisi Doppler in vene varicose, il varicocele, o da situazioni esterne. I testicoli stanno dove stanno perché per produrre buoni spermatozoi la loro temperatura deve essere inferiore a quella del corpo di circa 4 gradi. Abbiamo ripreso la situazione con una sofisticata apparecchiatura sensibile al calore emesso dagli oggetti.
Si vede bene l'involucro rotondo dei testicoli, per natura più freddo, spiccare contro il basso ventre più caldo. Abbiamo poi raffreddato l'involucro dei testicoli e dintorni e le parti blu scuro sono le zone raffreddate. In questa ripresa accelerata si vede la contrazione automatica con movimenti di rotazione verso il basso ventre per mantenere costante la temperatura avvicinandosi ad una parte più calda. Il movimento inverso di allontanamento per ottenere il raffreddamento necessario per mantenere costante la produzione degli spermatozoi è spesso impedito dagli slip e i pantaloni stretti, dalla posizione seduta mantenuto a lungo, dall'alta temperatura presente in certi ambienti industriali, dal sempre maggiore riscaldamento invernale degli ambienti, tutte situazioni tipiche delle società più avanzate. A queste cause sicure di diminuzione del numero di spermatozoi per centimetro cubo si aggiungono altre cause che sembrano essere state individuate, in qualche caso sembra con certezza, nell'ambiente di lavoro industriale e agricolo. Secondo uno studio francese, il numero di spermatozoi per centimetro cubo sarebbe dimezzato negli ultimi 20 anni. Con questa tendenza, in circa 100 anni nessun francese potrebbe più riprodursi naturalmente. Dati così drammatici non sembrano impressionare granché Richard Sherrins, pioniere mondiale degli studi di infertilità maschile. Da quattro diverse indagini compiute successivamente negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti, è apparso che l'incidenza di infertilità maschile o di coppia non è cambiata. E chi ha fatto queste ricerche? Il Centro Nazionale di Statistica Sanitaria. Altri studi compiuti specialmente sui pesci e sugli alligatori imputerebbero a certi inquinanti ambientali alcuni aspetti negativi del sistema riproduttivo di quegli animali. Non ci sono prove altrettanto evidenti che questo accada negli uomini. Nella sempre più contrastata vicenda della diminuzione del numero e della qualità degli spermatozoi si inseriscono due fatti nuovissimi. Due ricercatori americani hanno pubblicato un articolo nel quale sostengono che sarebbero ben 6 le sostanze chimiche dell'ambiente al di fuori di quello di fabbrica che si comporterebbero come l'ormone estrogeno e che influenzerebbero in maniera negativa lo sviluppo dell'apparato genitale del feto durante la gestazione. Contemporaneamente a Londra è stato pubblicato per l'Istituto Superiore della Sanità e dell'Ambiente un rapporto nel quale si esclude che questi 6 componenti abbiano qualsiasi rapporto diretto con le malformazioni genitali maschili. Tralasciando queste diatribe fra scienziati, andiamo noi a vedere che cosa si può fare per un uomo che vorrebbe avere un figlio e che non lo può avere perché ha dei problemi all'apparato genitale. Possiamo intervenire con un trattamento ormonale che stimoli, acceleri la produzione, migliori la produzione di spermatozoi. Possiamo intervenire in casi di infiammazione con trattamenti antibiotici e antinfiammatori. Possiamo e dobbiamo intervenire nel caso di situazioni di vene varicose, cioè varicocele, con una terapia chirurgica che è alla base di qualunque trattamento e tutto questo a oggi su 18.500 uomini che noi abbiamo seguito in questo centro, noi ci siamo trovati a una percentuale di successo, cioè di un concepimento normale con normali rapporti sessuali del 40%. Però nel 60% restante, nella maggior parte dei casi, abbiamo ottenuto un miglioramento della qualità, del numero, delle caratteristiche morfologiche degli spermatozoi. Tutto questo pone le condizioni per ricorrere ad altre tecniche, tipo le fecondazioni assistite, alle quali noi crediamo, però una volta che sia migliorata la qualità del liquido seminale. Nuove tecniche di fecondazione assistita hanno portato a gestazioni insperate avviate da uomini assolutamente sterili. Un giovane americano paralizzato dalla vita in giù e un altro italiano nato addirittura senza intere parti delle vie seminali. Ne parleremo venerdì prossimo. Fino a quale distanza si può vedere in una notte tersa una lampadina accesa? Tutto dipende dalle capacità dei bastoncelli, le cellule sensibili alla luce che si trovano nella retina sul fondo dell'occhio. Sono capacità davvero eccezionali. Un bastoncello infatti è capace di rilevare intensità luminose incredibilmente basse. È stato calcolato che una normalissima lampadina di casa da 50 watt potrebbe essere visibile addirittura a 1000 km di distanza. Potrebbe, naturalmente, perché bisogna tener conto della curvatura della superficie terrestre e perché quasi mai l'aria è così pulita da non assorbire prima la luce della lampadina.
Anche in condizioni normali, comunque, una lampadina nella notte resta visibile da molto, molto lontano. Beh, forse qualcuno rimarrà scettico sul fatto che si possa veramente vedere una lampadina accesa a 1000 chilometri. E anch'io devo dire sono un po' perplesso, ma bisogna tener presente che questo calcolo si basa su condizioni molto particolari, irrealizzabili sulla Terra, dove c'è la nebbia, c'è del pulviscolo, ci sono luci che disturbano, ostacoli, eccetera. Il calcolo è stato fatto tenendo conto della luminosità di una lampadina a 1000 chilometri e della sensibilità delle cellule nervose dell'occhio a scattare quando una luce supera una certa soglia, naturalmente in un ambiente totalmente buio e praticamente senza atmosfera. Per verificarlo potrete andare in orbita, poi ci farete sapere. Molto rapidamente, prima del cartone animato conclusivo di Bruno Bozzetto, ecco alcuni titoli di libri. Il primo è un libro di un fisico che in modo divulgativo e divertente spiega un gran numero di fenomeni naturali, dal fulmine ai colori, dalla maionese alla luce di una lampadina appunto a 1000 chilometri di distanza. Stimolando la curiosità del lettore, racconta molti perché della scienza, spesso molto importanti, di Andrea Frova. Perché accade ciò che accade, Rizzoli Editore. In questo libro invece sette racconti e sette pazienti straordinari di un grande neurologo che ci guida in questo libro in una esplorazione dei segreti e delle stranezze della mente umana, di Oliver Sacks, un antropologo su Marte, Adelphi Editore. Cosa possiamo imparare dall'osservazione dei nostri cugini del mondo animale, le scimmie? Bene, ce lo spiega un'etologa con i risultati delle ricerche più recenti e il racconto anche delle sue avventure sul campo e in laboratorio, di Elisabetta Wieselberghi, Storia di scimmie, editrice La Stampa. Grazie alla tecnologia l'uomo riesce oggi a vivere e a lavorare anche in ambienti estremi, lo sappiamo, come il deserto, gli abissi degli oceani o le regioni polari. Bene, questo libro racconta cosa abbiamo imparato di questi ambienti, così affascinanti ma anche così fragili, di Vittorio Ravizza, Ai confini della vita, Giunti Editore. Se volete infine trascorrere una giornata in natura, un'ottima idea è quella di visitare il regno del panda. Non stiamo parlando della Cina, ma delle 60 oasi naturalistiche del WWF descritte in questo bellissimo volume di Antonio Cano e Giampiero Indelli, Le oasi del WWF, editoriale Giorgio Mondadori. Bene, per concludere una pillola di Bruno Bozzetto, quindi arrivederci alla prossima puntata. Un pensierino che ci viene dagli economisti e sul quale varrebbe la pena di meditare. Ogni volta che qualcuno percepisce un reddito che non produce, c'è qualcun altro che produce un reddito che non percepisce. Nella prossima puntata, tutti i segreti della vita degli animali più simili all'uomo. Quali segreti si nascondono negli sci di Alberto Tomba? Come nasce, cresce e muore un capello? Lo zoo congelato, la moderna arca di Noè per salvare gli animali dall'estinzione. Viaggio in Cina per conoscere i fatti e le cifre della più grande sfida ecologica del prossimo secolo. Elettrico o a gas, ventilato o a doppia cottura? Un esperimento di Superquark per scegliere il forno giusto.